Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento e l'appuntamento ormai con gli amici della Bici. Oltre la Bici sta diventando un appuntamento seguitissimo dagli amici e dagli amanti delle due ruote. Naturalmente lo facciamo sempre in compagnia, ormai sei diventato quasi un divo della televisione. Divo è una parola, divo un è una parola un po' grossa, grossa, però insomma la grande simpatia di Daniele Muflone ha preso possesso di questo studio, sempre con noi naturalmente Daniele Muflone della Casa del Ciclista, il centro specializzato nelle Marche numero uno, diciamo, sì. Per la vostra bicicletta, ovviamente, sì. Per la bicicletta di tutti. Di tutti. Come sempre abbiamo graditi ospiti, sempre nello studio, e questa sera salutiamo Sergio Dini. Buonasera, benvenuto. Avvocato, l'unica persona seria qui tra i tre, sì, eh? Sì. È vero? No, Sergio è qui perché è insomma il responsabile del gruppo sportivo Mothers di Fermignano, che insomma parlerà dell'attività del suo gruppo, come sempre, no? È parte integrante di questo appuntamento anche presentare le associazioni, sì, oltre agli avvenimenti. Abbiamo una scaletta ricca e poi soprattutto per l'officina da garage avremo una cosa che farà la gioia di molti, non sì. Vi vogliamo svelare che cos'è. No? Silenzio. Silenzio, manteniamo la suspense, dovete arrivare in fondo alla puntata. Allora, Daniele, come sono andate queste puntate fino adesso? Bene? Benissimo, sì. Bene. Sì, i feedback sono sempre positivi, la gente è anche contenta perché finalmente impara qualcosa, quindi perfeziona anche le loro tecniche di meccanica in officina, grazie a Stefano che anche oggi lui lavora, io sono lui qui. Lui lavora, che monta con le chiavi inglesi, con la sua... Va bene, Daniele, allora noi facciamo sempre un approfondimento, vediamo in maniera più dettagliata, siamo stati nel loro punto vendita, insomma la tipologia, una delle tipologie delle biciclette off-road e anche naturalmente l'abbigliamento consono, perché poi ogni specialità, ogni... Al suo abbigliamento. Che quindi è giusto avere per una questione non solo estetica ma anche di sicurezza, sì, perché poi nell'abbigliamento... Insomma, lo scopo principale è anche quello di appunto essere tecnico e naturalmente ogni abbigliamento tecnico ha una specifica funzione. Sì. Allora, che vediamo? Che ci fai vedere oggi? Oggi andremo a vedere una nuova categoria nata anche negli ultimi anni, che è una bici da corsa, ma con le ruote grasse, sì, sarebbe il fuoristrada. Quindi andremo a vedere la bici gravel e non è la ciclocross. Che poi dopo lo andremo anche a spiegare, sono completamente due bici totalmente diverse che però in alcuni casi le possono anche unire e alla fine si può fare bici da strada ma in realtà passando sulle strade bianche, quindi evitare traffico, evitare anche delle volte i brutti incidenti che purtroppo accadono, certo, specie negli ultimi mesi ne sono caduti anche diversi successi, quindi andremo a vedere questo approfondimento sulla bici gravel, ma non voglio aggiungere altro perché, certo, abbiamo la nostra clip fatta presso la Casa del Ciclista. Ecco. Bene, allora la vediamo subito. Daniele diceva non è ciclocross perché insomma adesso lo capirete, a vederla a vista così sembra una bici da strada più o meno e la struttura del telaio è quella, quindi trae in inganno il fatto che poi in questa bici abbiamo anche una sorpresa che non voglio svelare. Va bene, allora vediamoci insieme la clip sulla bici gravel e l'abbigliamento utile a essere portato su questa sella. Vediamo la clip. Allora siamo sempre nella casa del ciclista con Daniele. Allora qui però siamo già... Prendo un po' più confidenza, è una bici da strada questa? No, ecco, Lino, sapevo. Fermati perché questa è una gravel, assomiglia a una bicicletta da strada, assomiglia a una bicicletta da ciclocross. Ma non è nessuna delle due, si può più avvicinare a una bicicletta da ciclocross, ma è una gravel, è la nuova tendenza che già da diversi anni in America comunque sia si è sviluppata molto, da noi sta arrivando. È la bicicletta, chiamiamola, da strada per le strade bianche, infatti il nome è gravel.
Allora, però, anche se le geometrie sembrano quelle di una bici stradale, diciamo così, che vediamo nelle competizioni e nelle gare, insomma, le differenze ci sono. L'occhio mi va sulle coperture, che già non sono proprio quelle stradali. Infatti qui ci sono le coperture con dei tacchetti, ecco. Più vicino alla famiglia delle gomme da mountain bike, perché ti permette di andare con queste ruote sulle strade bianche, anche addirittura sulle strade di campagna. Alcuni ci fanno anche qualche single track sentierino, ecco, quando si trova bello compatto. Il gusto di questa bicicletta è che ti permette di fare tantissimi chilometri, sempre in posizione molto race. Infatti il gruppo che monta è un gruppo da strada, classico Shimano che si trova in tutte le bici da strada, però ha la particolarità di avere i freni a disco sulla bici da strada, che da qualche anno si stanno vedendo, sì, specie sulle gravel, perché la frenata deve essere molto più d'impatto, con forcella in carbonio. E questa bici ha un qualcosa anche di nascosto. Ecco, perché vedo un rigonfiamento, sì, interessante in questa zona del telaio. Questa bicicletta infatti è elettrica. Oh, ecco. Infatti gusta molto andare via, perché da normativa di legge ai 25 km stacca, quindi l'assistita non c'è più, ma pedali molto molto bene con le tue gambe, ma in salita ti dà quella mano che ti permette di arrivare su in cima e poi goderti il panorama che c'è, certo, in salita. Ecco, la cosa bella è anche che naturalmente uno può godere anche della natura, sì, privilegiando poi, sì, la strada, insomma, quindi è un po' una bici anche lì di trapasso, sì, che si vuole spostare un po' dalla solita strada. E questa è la bicicletta ideale per chi fa strada e d'inverno vuol continuare, ecco, l'allenamento, perché poi si sa d'inverno pioggia, certo, le strade sono ancora più rovinate di quello che sono, si affacciano sul mondo della grave, gli permette di stare fuori dall'asfalto, quindi di non essere un rischio, ecco, e gli permette di fare grandi grandi chilometri, però l'unica cosa è che non potranno usare le loro scarpe da strada, ecco, perché monta. Bisogna usare le scarpe da mountain bike, perché la scarpa da mountain bike sotto dove c'è la tacchetta è protetta e quindi ci puoi camminare, mentre quella da strada cammini sulla tacchetta. Immagina se fuori devi scendere sul ghiaino con la scarpa da strada. È una tragedia. Per noi va bene perché dobbiamo cambiare poi le tacchette, però comunque sia, è l'unica differenza che un ciclista da strada deve cambiare sono le scarpe. Le scarpe. L'abbigliamento rimane uguale, quindi rimane sempre, ecco, sul race, abbigliamento aderente. Casco si può utilizzare con o senza visiera, in questo caso abbiamo un casco da strada aerodinamico, e quindi solamente può acquistare la gravel e continuare i suoi allenamenti invernali per lungo le strade che ci sono, che ce ne sono veramente tante. Ce ne sono tante. Avete visto, insomma, c'è tanta roba. Anche, da, anche quel piccolo segreto che non si vede. Vabbè, ragazzi, però insomma, sta prendendo piede questa tipologia di bici? Non, Daniel, molto velocemente, perché in Italia si sa, si arriva sempre un po' più tardi rispetto agli altri stati e alle altre civiltà, però pian piano gli appassionati ci sono, anche chi vuol fare un po' di allenamento su bici da strada, d'inverno sappiamo che le strade con la pioggia come sono, poi si sa che non verranno mai sistemate, quindi l'alternativa per allenarsi e essere in sicurezza è la gravel o la mountain bike. O la mountain bike. Quindi chi vuole avere l'impostazione giusta, quindi come la bici da strada, l'alternativa è la bici da gravel. O anche da ciclocross in alcuni casi, però come ho detto cambia un po', ma si possono comunque sì adattare. Poi quella col motorino è proprio l'ideale. È fantastico, quello l'ho apprezzato molto io, visto il mio peso, insomma. Sì, no, a parte quella aiuta in salita, quindi poi per legge ai 25 km orari devono staccare, quindi già con una bici da strada i 25 km si toccano già con tre pedalate. Certo, quindi, certo. Però è molto divertente perché comunque sia ti alleni, sei sempre nella natura e alla fine eviti il traffico e eviti anche di essere Alle volte vittima di incidenti.
I puristi lo sappiamo, Daniele, cioè, sì, sì. Voi ne frequentate di ogni specie, storcono un po' il naso quando vedono insomma, la pedalata assistita, però insomma... Però, no? Sì, però quando la provano... Quando la provano cambiano un po' idea. Dicono quasi quasi. Quasi quasi. Ripensano alla salita che hanno fatto hanno sputato l'anima e allora dici, ma... Forse in quell'occasione mi serviva. E uno può pensare che la pedalata assistita non bisogna pedalare, ma invece no, devi pedalare. Devi pedalare perché pedalata ti assiste nella pedalata, quindi ti dà un aiutino, ecco. Quello che ti manca per, no, esatto. Per non fare quella figura da scendere e spingere la bicicletta. Quello che non fai fatica è il motorino, che è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Senti, ma perché hai sempre... Perché i manichini sono tutti femminili, poveracci? Cioè, anche, quello, c'è un motivo. Quello è vero, sì. Perché nell'ambito del ciclismo, purtroppo, e faccio anche un appello, manca la categoria femminile. Oh, sono veramente poche. Sono molto poche. Quelle poche che ci sono, quando si affacciano a questo sport, iniziano a divertirsi e quindi poi iniziano anche a praticarlo. Quindi l'invito è, ragazze e donne, iniziate a pedalare perché è uno sport salutare, è uno sport divertente, in più ci si diverte anche con amici, ma il bello è quando si torna e si va nel bar a fare aperitivo. Il terzo tempo. Sì, sì. Noi il terzo tempo un po' lo vediamo, perché facciamo sempre vedere delle clip sugli eventi che fate, insomma l'aspetto godereccio non manca mai, quindi insomma affacciatevi con fiducia a questo sport che vi darà soddisfazioni in ogni senso. Allora, Sergio, visto che insomma parlavamo di componente femminile, nel vostro gruppo c'è una componente femminile o siete soli a mali accompagnati? C'è una componente femminile, devo dire minoritaria purtroppo, e quindi bisognerebbe incrementare, equilibrare. Però le coccolate insomma, perché insomma è la componente femminile. Sì. Lui poi se la coccola, perché non lo dice, ma è la moglie la componente femminile del suo gruppo, quindi che poi l'andremo anche a vedere sulla clip. Va bene, bisogna dire che la disciplina che facciamo noi è diciamo tendenzialmente più rischiosa di una disciplina cross country o da strada, quindi che sarebbe quella che fa l'enduro, disciplina enduristica, quindi predilige la discesa e quindi sempre non offendendo il genere femminile, però giustamente una ragazza che si trova a dover insomma scendere su pendenze anche del 30-40%, qualche domanda se la pone. Se la può dire, perché sono qui? Perché devo fare questo? Perché sono qui e non in altri posti? Vabbè, no. Però c'è anche da dire che alcune donne, Sergio, quelle di alto livello, quando le vedi a passare ti fanno prendere voglia di mettere giù la bicicletta. Ad alti livelli l'agonismo è femminile, è veramente impressionante. Sì. Sono ancora poche in numero, ma il bello è che vanno sempre sul podio. Anche in Italia la componente agonistica italiana, però voglio dire, le donne hanno buoni risultati. Sarebbe, diciamo, la moglie, la fidanzata ideale per ogni ciclismo. Per ogni ciclista, ecco, purtroppo sono poche. Senti, Daniele, allora noi, l'ho detto prima, facciamo sempre vedere un evento, anche quest'oggi abbiamo a disposizione le immagini di un qualcosa che è stato sempre veramente bello. Dal mio casco, quindi, e ci troviamo a Fermignano, alla Pietralata Riding Tour, tradotto in PRT, organizzato dal gruppo dei Madders, che qua Sergio rappresenta. Hanno fatto anche un ottimo lavoro, perché il numero ogni anno è sempre più grande, quindi devo fare anche i complimenti a lui e a tutto il suo gruppo per l'organizzazione. Sì, allora, l'evento è nato da noi Madders, i quali abbiamo come base operativa Fermignano e più in generale la Valle del Metauro e soprattutto il Monte Pietralata, che è il nostro monte del cuore, diciamo. E quindi abbiamo deciso, visto che il Monte Pietralata è anche molto adatto ad ospitare un evento di questo tipo, perché non ha quelle pendenze eccessive che magari scoraggerebbero qualche ciclista dal partecipare. Quindi nei suoi dolci pendii abbiamo organizzato questo evento, a cui hanno partecipato persone molto eterogenee. C'è il principiante che vuole iniziare ad andare in bici, ma ci sono soprattutto gli amanti della disciplina enduristica che vedono in questo evento la possibilità di passare una giornata a divertirsi, pranzare insieme e tornare a casa insomma soddisfatti, stanchi ma soddisfatti.
Ecco, diciamo per i non esperti, no? Perché noi chiaramente non le seguono queste puntate soltanto gli amanti della bici o delle due ruote, ma un po' anche i nostri curiosi telespettatori. Diciamo, e la specialità che fate voi come si distingue dalle altre? Sì, allora, la disciplina enduristica è prevalentemente dedita alla discesa, quindi all'aspetto discesistico. Bisogna però pedalare, attenzione, non è la downhill che si sviluppa soltanto in discesa, è una disciplina che ha sia la componente della salita sia quella della discesa, però anche da un punto di vista agonistico il tempo viene preso soltanto in discesa. Quindi un raduno di questo tipo è chiaro che è stato organizzato dando priorità alla discesa e tutti i rider, diciamo, della provincia, che sanno che lì la discesa la fa da padrona, hanno preso le loro biciclettine, che biciclettine non sono perché parliamo di mezzi anche da 15-16 kg quando sono montati molto muscolari, e sono venuti a Fermignano e insomma abbiamo passato questa bellissima giornata. Benissimo, allora la vediamo insieme, il Pietralatra Riding Tour 3.0. Guardiamo. Eccoci qua. Questa è la mitica locandina, questa è la bandiera. Ma devo dire che avete un bel look aggressivo comunque, eh? Il logo e la grafica, sì. È aggressiva perché la disciplina è aggressiva. Bisogna essere... In partenza quanti eravamo? Eravamo un bel branco, si può dire. Oltre 200, credo. Però. Infatti vedi qui tutta la biscia, io la chiamo la biscia di gente. 200 rider. Sì, 200 rider. Poi cui molti con la bici da enduro, e questo è apprezzabile perché comunque è una disciplina diciamo meno sviluppata rispetto a quelle più pure come la strada o la mountain bike classica. Il percorso dove si è sviluppato? Allora, si sviluppa quasi interamente sul Monte Pietralatta versante Fermignano, quindi si affaccia su Fermignano, il versante c'è anche una bellissima vista. E erano dei single track, quindi dei sentierini anche abbastanza stretti, tortuosi, che presentano un po' tutte le difficoltà della disciplina, quindi le curve strette, il pezzo scassato con le buche, la pendenza e quant'altro. Qui abbiamo il ristoro, che è il momento più atteso di questo tipo di eventi. Belle crostate, e qui si riprende. Qui si riprende. L'obiettivo è tuo, Daniele. Sempre la mia da cazzo che sto inseguendo, tutti. Quello davanti però andava, eh. Perché lui ce l'abbiamo ammortizzato. C'è anche da dire quello, no? Che poi sai quando ti dico vai avanti che ti riprendo, e dove uno un po' si casa, un altro gergo, mulla i freni in questo caso, e quindi va anche delle volte a giocare dei jolly. Il terreno lo vediamo, eh. Qui vediamo uno dei punti più caratteristici che noi chiamiamo canyon, che strizza l'occhio. Bello. Canyon statunitense, ovviamente senza alcuna pretesa, però come potete vedere il terreno è rosso e di quella tipologia lì. Il bello, sentiero come si vede, come è stato? Tirato a lucido. Sì. Bene, le immagini sono veramente spettacolari, bello, molto bello questo paesaggio. Ecco, per qualche secondo vi sto invidiando, ma... Puoi sempre iniziare a venire con noi, ecco. Come no. Vedi le PS1 e PS2 che sembrano prove speciali, quindi vengono suddivise in questa categoria. C'è anche da pedalare, come abbiamo detto. No, hanno fatto un bel lavoro. Qui abbiamo il gruppetto di ragazzini che vanno forte. Che vanno forte, che questi a me e a Sergio purtroppo li vediamo solo in partenza. Fanno anche i drill. Qui la tecnica viene fuori. Il bello della gioventù, dopo con l'età uno pensa che si fa male, ma è una scusa. Ma qui con la bici assistita, volendo, ci può venire. Sì. Io avevo l'assistita. Bisogna dire che c'era una componente abbastanza predominante di bici assistita, perché comunque qui andiamo a fare un dislivello intorno ai 1000 metri e non è per tutti, serve comunque al rider che va già da anni. Quindi 1000 metri in quanto? 1000 metri di dislivello in 25 km circa. Bello impegnativo. Sull'enduro purtroppo ci sono questi dislivelli, pochi chilometri ma tanto dislivello, ma tanto... è logico. Ecco. Tanto dislivello c'è e tanta discesa poi ovvio, quindi in automatico compensa le due cose. Bello, vedete, insomma le parole sono importanti, ma le immagini poi rendono molto, molto bene il contesto, l'ambiente dove questi ragazzi danno sfogo alla loro passione. Abbiamo visto anche nelle
puntate precedenti, sì. Immagini molto belle e soprattutto anche il paesaggio che muta a sì. seconda dei raduni e delle gare, sì. Cambia il paesaggio, quindi ogni domenica si passa... Bello, ogni domenica, essendo anche più o meno nell'arco di pochi chilometri, ma ogni monte ha il suo terreno, ha la sua logistica, quindi cambia proprio la pietra. Quindi bisogna anche un po' settare la bicicletta, se uno proprio vuol fare... Tarare proprio il maniacale, la può tarare... Vabbè, li siamo a livelli altissimi. In ogni occasione in modo diverso, perché poi... Ecco. Però è andata bene. Si è visto poi anche dal numero di gente. Certo, beh, 200... Come, Sì. Un numero importante, insomma. Sì. Come sottolineo sempre, il raduno dura un giorno, ma tutto quello che c'è prima, appunto, che nessuno sa, lavoro. L'organizzazione duro lavoro. È importante. Innanzitutto lavoro fisico, perché bisogna recarsi nei luoghi, togliere rami secchi, togliere sterpaglie, zappare, vangare, e tutto il corredo, diciamo, da agricoltura. E poi bisogna comunque mettere in sicurezza, cosa importantissima, i sentieri, mm-hmm. perché il sentiero, come dice sempre Daniele, deve sempre essere percorribile da tutti, sia dal rider che inizia ad andare in bici in quel momento, sia dall'esperto che va in bici da anni e anni. Quindi per fare questo bisogna evitare che ci siano dei tratti che siano infattibili e costringono alcuni rider a scendere, mm-hmm. e quindi... I passaggi più difficili, dare sempre una linea alternativa, mai fare un salto obbligato, mai fare un passaggio difficile obbligato, perché il principiante può decidere di non fermarsi e passare a lato. Ecco. Poi la differenza tra l'esperto e il principiante la fa la velocità, non la fa il percorso. Ovvio. Quindi se tu decidi di percorrerlo ai 50 sei un esperto, però lo puoi fare anche ai 10 senza scendere. Ecco. Questo è quello che, diciamo, bisogna fare per accontentare tutti, altrimenti poi la gente storce il naso, perché scendere non fa piacere a nessuno. E l'importante, voglio dire, se l'aspetto agonistico non è proprio il vostro fine ultimo, è divertirsi, passare una giornata in compagnia di amici e di con chi condivide la propria passione, e fare due chiacchiere, guardarsi la bici, te cosa hai messo, te quanto hai speso, da chi sei andato, ecco. Quindi anche quello vuol dire, no? In salita si pedala piano, perché le bici sono pesanti e quindi si sale lenti, quindi è un ottimo modo per conversare. Si fanno tante amicizie, si litiga sui componenti, sulla bici più bella, più brutta, che va bene, ma è un classico, come per le auto e per le altre cose. Poi dopo, quando si fa la discesa, quello che rimane dietro è perché ho forato tutte le pezze, come il pescatore, come era il pesce, non c'erano pesci perché erano... Il bello è quello. Di ogni tipo. Però l'importante è che, come ha detto prima Sergio, che poi l'ha ripreso da tutte le volte che io lo dico a tutti, quando si fa un raduno bisogna non pensare a chi è capace, ma a chi inizia, perché poi chi è capace... molla i freni. Sì, perché dopo chi sa andare... Bisogna divertirsi, questa è una giornata per divertimento, vuoi andare forte, non sono delle gare, ci ritorni. Bisogna specificare, non sono delle gare, non veniva preso tempo, quindi diciamo che ognuno andava con il proprio passo, se uno sentiva dietro la pressione di qualche rider, purtroppo accade, si esce dal sentiero e fa passare. Mai fermarsi nel sentiero, perché... Sulla strada succedono brutti incidenti, come diceva Daniele, ma nel bosco frena, succedono brutti incidenti, perché molti si fermano nel mezzo del sentiero. Immagina alla fine di una discesa uno che è fermo e arrivo io con la bici che vado a frenare, è successo, non ti dico quello che è successo, solo da immaginare, però ci siamo divertiti tutti quel giorno ed è stato... Una cosa bellissima, bello. Molto l'importante bello. È arrivare a casa col sorriso, stanchi magari, a fatica, però insomma scarichi di tutto. Qui i Madders hanno fatto un ottimo lavoro. Bene, allora complimenti a tutti voi, all'impegno che ci mettete per organizzare al meglio questi eventi, soprattutto, come diceva Sergio, la sicurezza, no Daniele, importante. Poi lui è l'avvocato, quindi lui capirà, prima ci fidiamo a occhi chiusi, va bene. E siamo arrivati all'officina da garage, no? Tutti aspettano questo appuntamento, perché insomma i consigli del professionista a disposizione di tutti, non è cosa da poco. Il tuo fratellone che cosa ci fa vedere? Oggi andiamo a vedere una cosa che tutti fanno la spiegherà come farla nel miglior modo per non andare a rovinare
i componenti della bicicletta, e sto parlando di come si lava la bicicletta. Oh, perché insomma tornano belle inzaccherate, sì, le volte, no? Molto, molto. Perché pulitura è un'altra mania, fissazione. La pulizia è una cosa da sottolineare sulla bicicletta, perché la maggior parte dei problemi si risolvono lavando la bicicletta. Oh. Questo è già un altro, già con questa ho detto tutto. Mettiamoci. A patto che vengano usati però i prodotti, sì, giusti. Dopo giusto. Ti ho anche portato un regalo, quindi andiamo proprio a vedere Stefano come si fa vedere come si lava la bicicletta. E quali sono appunto i segreti del professionista che lava la bicicletta? Perché voi vi mettete, no, non si fa, cioè seguitelo attentamente, carta, penna e calamaio, come si dice, scrivete, prendete gli appunti e quindi guardiamoci come un professionista lava la sua bicicletta. Per l'officina da garage ci siamo spostati per questo episodio all'esterno, siamo immaginiamo di essere nel cortile di casa nostra, abbiamo fatto tutte le nostre belle gire, le nostre cose e una cura particolare, quasi maniacale, possiamo dire, che i ciclisti hanno è la pulizia della bici. Deve essere fatta a regola d'arte. A regola d'arte. Per farla a regola d'arte, naturalmente, Stefano, tu hai messo a punto anche tutta una serie di prodotti specifici. Esatto, ho creato proprio dal nulla dei prodotti specifici per il lavaggio e la manutenzione della bici. C'è anche scritto la formula segreta di Stefano Muflone, tirando in inganno anche dei clienti che non sapevano che stavano testando i miei prodotti, come olio a catene e altre cose che vedremo dopo. Abbiamo messo a punto nell'arco di un anno la mia linea di prodotti per la pulizia della bici. Pulizia, ingrassaggio, tutto quello che è insomma, tutto quello che riguarda lucidatura, curare la nostra bici. Esatto. Lucidatura, insomma, le vostre manie saranno esaudite a pieno. Allora, adesso io mi allontano un attimo perché sennò insomma, è la bici che deve essere lavata, non noi. Ti lascio alle operazioni così vediamo proprio come se fossimo nel garage di casa come lavarla ad hoc. Ad hoc, va bene? Esatto. Terminata la fase del lavaggio, possiamo dire che questo momento così importante nella vita di ogni ciclista si compone di due fasi, una fase diciamo di lavaggio con l'acqua e il prodotto che è adoperato prima, che ricordiamo sono prodotti anche che rispettano l'ambiente, soprattutto biodegradabili, perché il ciclista è un amante della natura e quindi non può far nulla contro la natura, quindi prodotti studiati, formula messa a punto da Stefano, ma che rispettano l'ambiente. Poi tra l'altro, una cosa che diciamo, lo dico subito, dietro ci sono le istruzioni, perché tu hai incominciato dal gruppo, c'è un motivo perché sei partito il gruppo è quella cosa diciamo dove rimane sempre più lo sporco, quindi iniziando dal gruppo e poi andando a mettere il prodotto in tutto il telaio, così facciamo che innanzitutto il detergente inizia ad agire, quindi si sgrassa molto meglio la catena. Ecco, c'è questa sequenza precisa da seguire, la trovate dettagliata molto bene dietro la boccia dello sgrassante. Ecco, perché insomma nulla va lasciato al caso, tutto quello che Stefano e Daniele fanno, lo fanno con una ragione ben precisa, esatto. Quindi anche la sequenza è importante, non è che cominciate a dare così a caso. Assolutamente no. Si parte dal gruppo e poi via via tutto. Come avete notato, io ho lavato la bici con un semplice tubo di gomma da casa, quindi l'idropulitrice in caso estremo rimedio la possiamo anche utilizzare.
Ma per i lavaggi normali, diciamo, è sempre utilizzare un tubo di gomma, non direttamente sulle parti, diciamo, movimento centrale, serie sterzo, forcella, quelle componenti dove sappiamo tutti bene che sono quei più critici, dove entra l'acqua. Questo è importante, quindi come si fa a casa, officina da Da garage a garage, quello scopo, a casa certo. col tubo, senza avere troppe robe tecnologiche. Esatto. Adesso però la parte seconda, la La seconda lucidatura e la parte, sgrassatura. esatto. Io ti do in mano l'arnese del Grazie. mestiere. Andiamo a prendere il protettivo per telaio con effetto un po' lucidante. Cosa importante, mi raccomando, non va mai dato direttamente nel telaio perché questi lucidanti, qualsiasi cosa utilizzate, ma io consiglio di utilizzare i prodotti Miscela Sportiva, cioè i miei prodotti che trovate anche sul nostro sito internet. Vanno dati fuori dalla bici almeno un metro e mezzo. Quindi spruzzerò con il panno, vedete le emulsioni che esce? Quelle emulsioni, se si possono andare ad attaccare nel disco, non è un bene. Quindi andiamo a dare lucidante nel panno e già dalla prima passata possiamo notare l'effetto lucido. Mi raccomando, lo stendiamo bene. Andremo a lucidare tutto il telaio, solo telaio sto parlando, eh? Lo possiamo dare anche per i più esigenti, attorno al cerchio, non succede assolutamente nulla, andiamo a lucidare tutte le parti che ci interessano, tranne il disco, lo ripeto, mi raccomando, nel disco non vuole assolutamente nulla. Lucidato tutta la bici, andremo a lubrificare la catena. Ecco, anche questa è una nota Una dolente, nota la dolente. catena, la lubrificazione della Come catena. si lubrifica la catena? Vi dico prima come non si lubrifica. Ecco. Allora, la catena non viene mai lubrificata dal pacco pignoni, specialmente se io vado ad utilizzare un olio spray, perché tornando al discorso del protettivo, l'emulsione che mi emana l'olio mi vanno ad attaccare nel disco e poi rischio che la bicicletta non mi frena più. E quello è un bel casino, un bel problema. Invece, con il prodotto Miscela Sportiva, che ripeto, ho creato io, basta metterlo qualche goccia all'interno della catena in questa maniera, pedalando all'indietro per circa due giri di catena, vado a lubrificare senza sporcare assolutamente nulla. Fatto questo, anche la catena è pronta per il nostro giro, diciamo. La facciamo girare un po' in modo che si espande bene, poi la cosa migliore è fare un giro fuori il vostro garage in modo che l'olio che abbiamo messo sulla catena va in tutti i pignoni, in tutte le corone della nostra bicicletta. Avanziamo ancora e arriviamo sulla chicca fondamentale, quella che ci dà molta ma molta prestazione nella nostra bici. Andremo a mettere lubrificanti speciali Pestieri Paraoli. Vi insegnerò come darlo all'interno della vostra forcella per migliorare immediatamente la vostra prestazione. Ho visto che c'hai una Una fascetta fascetta è, di diciamo, quelle esatto, è elettriche. l'attrezzo universale Ah, ecco. per quando si utilizzano questi prodotti. La fascetta va inserita delicatamente sul parapolvere. Andiamo ad aggiungere qualche goccia di olio e se notate mi sta entrando all'interno del parapolvere. Mi fa sì che mi aumenterà sicuramente la scorrevolezza della nostra sospensione. Eseguito da un stilo, viene effettuato anche nell'altro. E poi siamo pronti per il prossimo giro. Quindi insomma, anche qui poche mosse, ma fatte bene. Questa della Fatte fascetta mi è piaciuta molto, eh? bene. Perché hai sfruttato lo Sì, spessore della fascetta per esatto. allargare, quindi niente cacciavite, niente Assolutamente robe. no. Lavoriamo con quello che abbiamo in garage, mi Esatto. raccomando. L'inventiva prima di Prima tutto. di tutto, devo dire che non gli manca sicuramente. Quindi la nostra bici lucidata, ingrassata, sgrassata, pronta per uscire, è a disposizione per la nostra bella escursione. Certamente. Oh, avete visto? Cioè, poche regole, pochi segreti, però insomma grandi risultati, soprattutto appunto utilizzando i prodotti che un professionista ha,
messo a punto con le sue miscele, con le sue alchimie, insomma. Tuo fratello è stato, ricordiamolo, anche un meccanico professionista, ha seguito i professionisti, è stato nel mondo del professionismo, quindi conosce tutte le pieghe, sottopieghe, segreti, manie, eccetera. Quindi insomma, pochi trucchi, poche mosse, ma azzeccate, come si suol dire. Diciamo che la Coppa del Mondo è stata un'ottima scuola perché non si ha una parite come a lui di quattro metri, ma bensì un marsupio con le chiavi essenziali, quindi come quelle che si usano nel garage. Quindi uno con l'attrezzatura che ha nel garage può diventare anche un meccanico di Coppa del Mondo. Di Coppa del Mondo, perché insomma Stefano è stato un meccanico di Coppa del Mondo, quindi insomma questo è sicuramente una grande garanzia per chi ha necessità di avere un professionista che si occupa della propria bicicletta, perché lui le vende le bici, poi dopo tutte le rogne sono del fratello, hai capito? Cioè, questo è il giochino, lui vedete si diverte, bello allegro, ma Stefano è lì, anche sul magone, quindi lo salutiamo, ciao Stefano, grazie per i tuoi consigli. Allora, bei prodotti, belle cose, non vi fate mancare niente, l'abbigliamento, i prodotti, insomma. Sì, abbiamo iniziato tutta una serie di produzioni perché quello che si trova in commercio si può fare, ma non è che ci accontentava. Allora, come avete sentito, questo Stefano l'ha sottolineato più di una volta, i prodotti di miscela sportiva da lui creati, perché ci ha quasi messo un anno di impegno per realizzare e miscelare questi prodotti e poi alla fine, avendo trovato la formula giusta, siamo andati in produzione. Ad oggi, poi questi Lino te li regalo. Grazie, ho donato, non si guarda in bocca. Ok, ad oggi abbiamo i prodotti essenziali per la bicicletta, come abbiamo visto nel video, abbiamo il detergente per lavarla, il protettivo per telaio lucidante, che questo qui non è solo un lucidante che vi fa bella la bicicletta, ma vi mette quella parte di cera che non vi permette, non permette al sudore di, perché il sudore è corrosivo, di cadere sul telaio, di non far attaccare la terra. Quindi questo è un prodotto essenziale, indispensabile. Poi abbiamo l'olio classico per la catena, anche questo in versione unica. E poi abbiamo la chicca che Stefano ha voluto fare, perché come esperto di sospensioni non poteva non mancare, che è il lubrificante per steli e paraoli. Che abbiamo visto con un piccolo trucchetto. La come forcella si, parte subito, parte subito sì, e via. Solo un professionista o un esperto conosce questi trucchetti. Quindi se non avete, se vi siete persi qualche passaggio, insomma le puntate sono sempre caricate sui nostri social, sul sito Oltre la Bici, sul canale YouTube Oltre la Bici, potete andare sulla casa del ciclista.it, che poi dopo comunque sia ogni sito dove entrate vi ricollega all'altro, quindi potete andare anche sul sito di Miscela Sportiva e se li volete poi acquistare questi prodotti li trovate, dico per ora, perché stiamo iniziando a distribuire e fare la distribuzione a livello nazionale, li trovate presso il nostro punto vendita, la Casa del Ciclista, perché siamo il distributore unico per il marchio Miscela Sportiva. E quindi insomma avete a disposizione una gamma di prodotti messi appunto da un professionista. Benissimo, allora siamo, ahimè, purtroppo arrivati, pur piacevolmente, ma in fondo al nostro tempo. Abbiamo avuto Sergio che ci ha parlato della sua associazione sportiva, i Mothers che hanno dato vita a questo bellissimo evento, abbiamo goduto dei trucchi del professionista, insomma un'altra puntata se n'è andata, però noi guardiamo sempre avanti, quindi c'è anche un altro evento che starete per covare. Stiamo lavorando per un altro evento che faremo verso febbraio. Non voglio svelare dove saremo e cosa faremo, perché gli eventi devono essere sempre fatti in maniera perfetta. E quindi se volete sapere, seguite pagine di Facebook, Daniele Muflone, la Casa del Ciclista, Oltre la Bici. Ci trovate, cliccate, vi esce un mondo sull'online che fra un po' Google ci manderà via. Però anche questo evento lo seguirete e lo vedremo proprio nella prossima puntata di Oltre la Bici. Bene, che dire,
puntata grassa, puntata ricca di tante cose. Grazie ancora a Sergio Dini, a uno dei responsabili del gruppo sportivo Mothers. Grazie ancora a Daniele Muflone per essere qui con la tua, insomma, travolgente simpatia. Salutiamo anche Stefano, l'altra parte, l'altra faccia della luna della casa del ciclista. E che dire, amici, grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci al prossimo appuntamento di Oltre la Bici. Ciao, arrivederci.